Ok, comincio seriamente a pensare che qualcuno lassù oggi ce l'abbia con me. È la terza volta che rifaccio questo video. Arrivo fino alla fine e poi mi accorgo che misteriosamente o la fotocamera è morta o la scheda di memoria era piena. Sono lì lì per avere una crisi di nervi. Comunque, questo sarà il video, forse, cioè, forse sarà il video di flop del 2011, i prodotti bocciati del 2011 che non ricomprerei. Che in tanti avete richiesto, spero di fare una sintesi non ripetitiva rispetto ad altri video e basta, cominciamo subito. In particolar modo mi sento molto cattiva oggi, ho una rabbia interna che si sfogherà verso questi prodotti, quindi non avete né a male se parlerò male di uno dei vostri prodotti preferiti, se sarò particolarmente cattiva. Detto questo, cominciamo subito. I primi bocciati sono i fondotinta di Kiko. Perché non mi piacciono? Non riesco a farmi piacere i fondotinta di Kiko, non so perché. Secondo me hanno delle tonalità proprio brutte. Tipo questo qua, il medium foundation, mi risulta proprio grigio sulla pelle. Questo 3D Lifting presi il Peach Rose, mi pare. Però anche questa è una tonalità proprio artificiale. Così come artificiale anche la resa che ha sulla pelle, che hanno sulla pelle entrambi. Cioè, sono dei fondotinta che proprio si vedono. Che è un effetto che io odio, perché mi piace che un fondotinta sia molto naturale. Quindi non riesco proprio a farmeli piacere. Sono andata anche a vedere la nuova BB Cream, che è questa cosa. Va così in voga adesso. Soltanto che le BB Cream hanno degli inci veramente, cioè, indecenti. Mi è venuta la pelle d'oca solo a vedere gli inci di quella della Kiko. L'ho lasciata lì e sta bene lì. E, di bocciati abbiamo due mascara. E uno della Essence Lash Mania, che è quello con lo scovolino mega, questo qui, enorme, gigantesco. Perché non mi piace lo scovolino, è scomodo, non mi piace l'effetto che fa, proprio artificiale, incolla le ciglia, non dà né grande volume né grande lunghezza, bocciato. Anche questo della Catrice, il Fake It, che è questo che ha lo scovolino che è incurvante, volume 100% in più, lunghezza 2000% in più, no? Cioè, lo sapete che decantano sempre chissà che cosa questi nuovi mascara? E questo aveva questo scovolino così particolare, con questa forma così particolare, che chissà cosa doveva fare anche il caffè. In realtà non fa una ceps, nel senso che non allunga, non volumizza, è scomodo, ci mettete molto più tempo a metterlo. Bocciato. Poi, bocciata anche la matita, se non, potete vedere i miei numerosi swatch sulla mano per tutti i video che ho fatto. La matita della Elf, la Matte Lip Color, perché è un penna rossetto, no? Di quelli che voi applicate, tipo matita, in realtà è un rossetto. E dovrebbe fare un effetto super matte, solo che l'effetto super matte coincide con l'effetto super secco, quindi cioè, le labbra sono crepate, effetto mummia del deserto, una cosa brutta proprio. Quindi bocciata, a meno che non mettete un gloss sopra, però fate doppia fatica per far durare anche la metà questo penna rossetto, che in teoria dovrebbe essere a più lunga resistenza, quindi non mi piace. Poi, non mi piacciono gli eyeliner della Essence, ho provato e riprovato vari eyeliner e nessuno mi soddisfa. Parlo di questi con il pennellino, questi sono due che ho provato, due dei tanti. Sono poco pigmentati e se ripassate sullo stesso tratto si cancella il colore. Non mi piacciono, bocciati entrambi. Poi, sono andata alla Essence e ho provato questo Eye Makeup Remover. Questo bifasico per struccante occhi waterproof. Io ho la Coin che tratta i prodotti Essence, però quelli per il viso, che è lontanissima da casa, no? Quindi sono andata, di solito vado là e faccio scorta proprio per epoche. E ho provato questo. Ho visto questo qui che non ho mai visto. Allora ho detto, ah, carino, comunque un bifasico, proviamolo. Poi arrivo a casa e leggo l'inci, che ovviamente non avevo guardato perché ero proprio presa dalla foga. E l'inci è acqua e paraffina liquida, quindi è un inci fantastico. E soprattutto quando lo mettete, quando vi struccate gli occhi, praticamente è come se vi spalmaste del silicone sugli occhi, si incollano in pratica, resta questa patina e i pori chiedono pietà. Pietà, non metterci mai più questo struccante sopra che moriremo. Ok, detto ciò. Bocciatissime anche le matite della Elf, le Shimmer Eye Pencils, che a vederle, anche a swatcharle, sono fantastiche, ma durano lo spazio di un pensiero, più o meno. Fate un pensiero e si sono tolte. Bocciate. Il primer della Essence, in molte mi odierete per questo, perché
più vado avanti con il tempo, più mi rendo conto che i primer sono molto personali. Nel senso, certe ragazze dicono: ah, fantastico, il primer della mia vita dura 24 ore. E su di me, per esempio, questo dura poco. Cioè, il trucco si leva subito, fa subito le pieghe. Subito no, però dopo un paio d'ore. Mentre altre ragazze dicono che è proprio il primer più bello che abbiano mai provato. Non so come sia possibile, però evidentemente è così, perché è così. Il blush della Elf Linea Studio, il Thickled Pink, i blush della Linea Studio sono buoni, questo però è proprio poco poco pigmentato, neanche si vede su di me, che alla fine sono pallida come un cadavere, quindi immaginate sulle ragazze più scure. Poi, boccio i primer della Del Natural Face, sia quello nero che questo qui più chiaro, perché anche questi primer su di me non hanno effetto, non fanno durare a lungo il trucco, quindi bocciati. Boccio poi questo rossetto, anche della The Natural Face, perché l'effetto che fa è tipo gloss, cioè praticamente lo vedete che è bellissimo, no? Il colore è super vibrante, poi lo mettete, si stende male ed è tipo pochissimo pigmentato, cioè sembra quasi un gloss. Poi boccio anche questo dell'Essence, questo smaltino, il Color & Go. Io non ho provato altri smaltini dell'Essence di questo tipo, però è troppo liquido e ha un colore proprio smorto. Poi se fate la prima passata non si vede, se fate due passate risulta comunque opaco, cioè non è bello lucido, non mi piace. Poi boccio anche questa matita semplicemente per il costo che ha, che è quella dell'Urban Decay, dovrebbe durare 24, 12 ore, 18 ore, quant'è? Non mi ricordo, però praticamente non, all'interno dell'occhio non dura. All'esterno dell'occhio è più o meno paragonabile a una matita della Kiko o della Essence, di conseguenza io non ci andrei a spendere tutti questi soldi, perché costa una cifra improponibile, quindi non è che sia pessima come matita, però il rapporto qualità-prezzo è veramente... non mi piace, bocciato. Poi questi shampoo, questo della Estée Lauder capelli delicati, è veramente sconsigliabile a chi ha capelli secchi tipo me, nonostante sia un ottimo shampoo per inci, mi ci sono trovata molto male, va risciacquato più volte perché sennò ingrassa e poi lascia i capelli secchissimi tipo paglia, ma mai, mai, mai a che vedere con questo shampoo, credo sia il peggiore in assoluto che io abbia mai provato, mi sembrerà assurdo, però è, tra l'altro non credo sia cruelty free perché mi è stato regalato, non l'ho comprato con i miei soldi, quindi ho detto vabbè proviamolo, giusto perché mi era stato regalato, è questo della John Frieda e come vedete, no, forse non lo vedete, però è proprio pieno. Ragazze, il peggior shampoo proprio sulla storia della terra. Cioè, i capelli proprio una cosa orribile, tipo secchissimi, incollati. Cioè, una cosa proprio... E tra l'altro questo dovrebbe essere uno shampoo che costa pure un botto. Cioè, proprio... schifidos. E credo che questo sia tutto. Spero che questa volta il video si sia registrato, perché sennò potrei compiere un omicidio. E spero che vi sia servito, soprattutto. E ci vediamo.